In provincia di Teramo attualmente sono circa 1.200 gli immigrati ospitati dalla prefettura nelle varie strutture di accoglienza, in prevalenza residence, alberghi e qualche appartamento. Il 90% è rappresentato da uomini giovani con istruzione medio-bassa. La maggioranza è musulmana, ma tanti sono i cattolici. L'integrazione è una sfida dunque alla quale le istituzioni non possono sottrarsi e per questo il prefetto di Teramo, Graziella Patrizi, ha organizzato una giornata di studio sul tema dell'integrazione e del dialogo tra le diverse confessioni religiose. Un'iniziativa che si inserisce tra le azioni volte ad attuare uno degli assi prioritari del Piano Nazionale di Integrazione predisposto dal Ministero dell'Interno. Beh, oggi veramente è una giornata di integrazione, apre il cuore vedere questa sala piena di ragazzi. Assolutamente, oggi siamo qui per confrontarci su un tema di grande attualità, un tema molto importante, il confronto e il dialogo interreligioso, interculturale è proprio fondamentale anche per la nostra società, ma anche per riuscire a comprendersi. Il nostro paese sta diventando un paese multietnico, multiculturale, e dove il pluralismo religioso ormai è una realtà. Occorre dunque trovare i punti di contatto, prima di tutto aprirsi e conoscersi, e attraverso la conoscenza arrivare a individuare dei punti di contatto che possono portare a un dialogo e a un confronto continuo, quindi trovare quello che ci unisce e non quello che ci divide. Secondo lei com'è l'integrazione nella nostra provincia? Ma guardi, noi abbiamo fatto, sicuramente ci sono molte cose da fare, come in tutta Italia. L'integrazione è un percorso articolato e complesso che dobbiamo avere il coraggio di portare a compimento per intero. Dobbiamo costruire dei percorsi di integrazione. È chiaro che le difficoltà ci sono, però diciamo problematiche o criticità non proprio diciamo eclatanti non si ravvisano, insomma, per cui siamo ottimisti e cominciamo proprio a fare delle iniziative che possono avvicinare. Una sala gremita di giovani immigrati attenti alle parole delle istituzioni ha confermato la voglia di integrazione da parte di persone che non hanno solo bisogno di accoglienza materiale, ma anche spirituale e di formazione linguistica e professionale. Davvero una grande sfida.